look for me in the summer heat. Do not look for me in the autumn leaves. If you give me back my money. Enough like that. Me and the kids are free. Mama! Don't see us in grandma's boy, huh? Mama, I'm dead! Why did you do this one? Sophie, my husband. Isn't he dead? It was one of your clients. Why did you lie to me? Do not look for me in the summer heat. Do not look for me in the autumn leaves. 'Cause I know since past this italiano presentato all'Istituto Italiano di Cultura, Talking to the Trees, realizzato, diretto, scritto e recitato da Ilaria Borrelli, prodotto da Guido Freddi. Buongiorno Ilaria, siamo al 36esima edizione del Festival di Film di Monde di Montréal. E allora questa avventura cambogiana che ti prende il cuore e ti lascia con una tristezza senza fine? Beh, facendo questi viaggi nei paesi poveri mi rendo conto che c'è tanto da fare per i bambini e il cinema può essere un ottimo strumento per sensibilizzare chi non lo è già. Il problema della prostituzione infantile è immenso, ci sono 40 milioni di minori nella prostituzione nel mondo, si calcola 3-4 milioni in più ogni anno e quindi mi sembra il minimo che possiamo fare con il cinema di aiutare a sensibilizzare su questi problemi. All'Istituto Italiano di Cultura ieri hai raccontato un aneddoto molto interessante. Tu hai lavorato per un regista, un peu des années, alors? Ah sì, è un regista produttore che tanti anni fa mi fece piangere perché voleva assolutamente che come attrice mi spogliassi il seno, solo il seno, io non volevo. E mi ha molto impressionato perché è uscito da una proiezione privata e ho visto la sua faccia completamente, insomma, molto, molto depressa. È un produttore regista che negli anni ho visto con delle ragazze molto giovani. E niente, mi ha fatto piacere perché dopo aver visto questo film si è reso conto, insomma, che ha fatto un po' di autocritica. Ecco, è venuto a dirmi che da adesso in poi vuole fare dei film più significativi, insomma, anche lui. E meno che puntino sulle ragazze molto, esatto, giovani. Come si vive a Parigi? Tu ormai vivi a Parigi con la famiglia, con tuo marito che è il produttore e poi con i bambini. Come si vive a Parigi? Guarda, rientriamo in concorsi, vinciamo premi, troviamo più soldi per fare film. Devo dire che stiamo meglio in questo momento che in Italia. L'Italia è il nostro è il posto più bello del mondo, veniamo in vacanza, vorremmo tanto lavorarci anche, però purtroppo siamo in un momento storico un po' difficile. Grazie Ilaria e all the best per tutti gli altri film a venire. Grazie a voi, grazie a te.